Ciao ragazze, come state? Spero benone. Sempre più buio. I never be Maria Maddalena. Non c'entra niente. Ciao. Allora, di cosa parlo oggi? Oggi parlo di protezione solare, che io personalmente utilizzo in primavera, estate, autunno e inverno. La mattina quando mi alzo metto vitamina C, retinolo e protezione solare. Sempre. Perché il sole fa benissimo all'umore, alle ossa, anche alla pelle. Per esempio, la bronzatura rende fighe, appunto. Ve lo dice una che è bianca cadaverica, e sono bianca, anzi, sembro leggermente più colorata in video, ma sono veramente bianca, ho la pelle chiarissima. Quindi, ok, tutto per quello che riguarda il sole, però dobbiamo proteggerci da quello che sono gli effetti invece che sono nocivi per esempio, per la pelle, per il discorso invecchiamento e anche per la salute proprio. Quindi cosa utilizzare? Qualsiasi protezione solare. Allora, ok, la 40, fattore 40, fattore 50, fattore quello che volete voi, anche un fattore medio, basso, tipo 15-20 può andar bene. Può veramente andar bene. L'unica cosa che è un po' così, diciamo, delle creme di protezione solare è il fatto che andrebbero applicate ogni 5-6 ore. Però se noi la mettiamo al mattino, usciamo, andiamo al lavoro, andiamo a fare le nostre cose, siamo anche truccate, non è che possiamo spalmarci ogni 4 ore, 5 ore di protezione solare. Quindi bisogna trovare una protezione solare che sia abbastanza, diciamo, di buona tenuta, ok? Io ho da consigliarvi la mia, quella che utilizzo io, che non è la super migliore dell'universo Spider-Man, Superman, ma è quella che utilizzo io, nel senso è buona. Poi ce ne sono altrettante. Fantastiche, wow, UPI, a tutto quello che vogliamo dire. Però questa è una protezione solare che idrata anche molto la pelle e dura. Cioè, mettendola al mattino, arrivate a sera che avete ancora la pelle idratata e sicuramente protetta e dai raggi solari e dall'inquinamento. Non ho nessun tipo di collaborazione con nessuna casa di prodotti. Il mio canale è troppo piccolo, non interessa a nessuno, quindi non ho nessun tipo di collaborazione, non percepisco nessun tipo di compenso, quindi quello che dico di determinate case o di dermocosmesi o creme, eccetera, eccetera, è un qualcosa che parte dalla mia esperienza, dai miei studi, da quello che utilizzo io. Non è una pubblicità fatta perché, ripeto, non ho collaborazioni con nessuno. Vi parlo di questo prodotto che non so se si riesce a vedere. Erba, sì, oggi sono Bottega Verde, erba verde, ragazzi, mi sono fuori come una mina. Vabbè, Bottega Verde è un fattore di protezione 15, è fantastica perché idrata molto 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 bene la pelle e ha una buona durata, nel senso, ripeto, se la mettete al mattino arrivate a tardo pomeriggio sera che avete ancora la pelle molto idratata e ben protetta, protegge sia dai raggi solari che dall'inquinamento. Non unge il viso, cosa molto importante perché se vogliamo truccarci o anche se non ci trucchiamo, andare in giro con il viso lucido che sembriamo uno specchio di Fantaghirò, non va bene, non è esteticamente bello, quindi non è una crema che rende la pelle lucida, però è una crema che dura nel senso dura l'effetto di protezione e di idratazione soprattutto, ha un buon profumo e non ha un costo elevato. La trovate in tutti i venditori di Bottega Verde oppure la trovate in internet, potete ordinarla anche in internet. È questa. Protezione medio-basso, 15, però essendo molto idratante ed essendo una crema che comunque ha un effetto duraturo, è ok così. Poi se volete fattori più alti, prendete fattori più alti. È la Sol di Bottega Verde, idrata e protegge. Io ripeto, fattore 15, quello che utilizzo io, e sono anche abbastanza chiara io, però ognuno fa quello che vuole. Ve la consiglio perché il rapporto qualità-prezzo è fantastico, nel senso non costa tanto e ha un forte potere idratante e protettivo. E ripeto, dura, è duratura, quindi potete arrivare tardo pomeriggio, sera a casa, che avete ancora il fattore protettivo, diciamo, che agisce e avete la pelle ben idratata.
Questo è quanto, volevo, ci tenevo a farvela, mostrarvela. E ha un buon profumo, anche questo è praticamente qualcosa che a me piace parecchio. Vi rifaccio vedere, non so se si vede al contrario o meno quando lo facciamo vedere, però la potete cercare in internet, vedete praticamente in internet segnalata appunto Bottega Verde, Sol contiene argane. Protezione 15, crema solare viso e vedete tutte le caratteristiche, la composizione e tutto, perché non so se si riesce a vedere appunto tramite, non credo, penso che non si riesca a vedere bene, però andate appunto a studiare questa crema, a informarvi, vi posso dire che è fantastica. Ripeto, duratura, dura durante la giornata, molto idratante, protegge bene raggi solari, inquinamento, non unge, ha un buon profumo e la qualità, il rapporto qualità-prezzo è decisamente molto buono. Questo è quanto e spero di esservi stata utile. Un bacio grandissimo.